Bentornati, oggi ho l'occasione di presentarvi come prima nazionale e chissà forse anche mondiale il vetiver assoluto di Alberto Allegretti. Il processo che ha portato alla nascita del vetiver assoluto è un processo molto lungo. Dietro le fragranze del dottor Allegretti c'è proprio questo, un'idea di eleganza fredda, di lusso, essenziale sì ma concreto. E io nel vetiver assoluto sento proprio questa eredità latina. Durante le nostre riunioni abbiamo cercato di analizzare ciò che il vetiver assoluto ci comunicava e dal mio canto vedo proprio questo laboratorio, questa idea di medioevo, di austerità, di mistero, di autunno, un laboratorio che si nasconde un po' fra le montagne con questi legni, queste resine asciutte e una punta iodata che dà un'idea, che rimanda, arricchisce il concetto delle ampolle con le sperimentazioni di questo personaggio misterioso che si cela nelle montagne e lavora su delle preparazioni. E la cosa bella è che metaforicamente questo personaggio è proprio il dottor Allegretti. Ecco, chi ha utilizzato questo prodotto dopo una routine di rasatura e ha rimandato a questa passeggiata nel bosco, cupo certamente sì, ma anche con tutta la sua ricchezza, a me evoca questo concetto di autunno, di medioevo, di legni, note verdi, balsamiche, una punta di iodio. E uno iodio poi, fra l'altro, che si trova nel cuore della fragranza, quindi questa apertura austera, a suo modo anche violenta, si può anche dire, per poi avere un passaggio centrale con questa nota di atmosfera solforosa, di iodio, di ampolle in ebollizione, e poi richiudersi nuovamente su una sensazione cupa. Da un punto di vista filosofico, io riconosco la medesima violenza, prepotenza di spirito elegante di questo profumo al contempo in alcuni marchi inglesi che hanno voluto dare questa impronta particolarmente spinta, e io trovo che il dottor Allegretti abbia declinato questo concetto all'italiana, alla maniera latina. Perciò io vi consiglio di consultare i social media e può darsi che o io o altri del settore avranno modo di aggiornarvi sugli sviluppi di questo magnifico progetto.